Il 4 dicembre alle 11.30 in tribunale si terrà l'assemblea informativa degli iscritti, convocata dall'Ordine degli Avvocati di Bari. Sono Gennaro Del Core, comunicatore e giornalista, l'addetto stampa dell'Ordine degli Avvocati di Bari, e questo è il podcast dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che comincia con un tema tutt'altro che leggero. Per farlo è con me la tesoriera dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Roberta Desiati, ben trovata. Ciao Gerry, come stai? Tutto Io bene, tu? a posto. Ecco. È comunque un momento particolarmente emozionante. Certo, bisogna, come dire, affrontare un momento sicuramente importante per le avvocate e gli avvocati. Il 4 dicembre, dicevamo, in seconda convocazione alle 11.30, c'è l'assemblea degli iscritti con un solo punto all'ordine del giorno, che è l'adeguamento della tassa di conservazione ad albi ed elenchi. Costruiamo, insomma, gli ultimi tempi dell'amministrazione dell'ordine. Qual era lo stato dell'arte e qual è lo stato dell'arte? Allora, come ricorderai, all'assemblea del 28 aprile di quest'anno abbiamo approvato il bilancio consuntivo del 2022 e il preventivo del 2023. Lo stato dell'arte, diciamo, la situazione nella quale ci siamo trovati nel momento in cui questo consiglio è stato eletto ed è entrato nelle sue funzioni, era una situazione di qualche difficoltà. In che senso? Perché la liquidità, come ricorderete, ovvero i soldi che erano in cassa, erano totalmente insufficienti a pagare le spese ineludibili proprio dell'ordine. E d'altro canto, la morosità accumulata negli anni era molto alta. Chiariamo questi due aspetti. Quando parli di spese ineludibili e poi di morosità, che cosa intendi? Allora, quando si parla di spese ineludibili, sono quelle spese che per l'ordine di Bari rappresentano più di un terzo del volume intero del bilancio e che riguardano il pagamento degli stipendi, delle tasse e della previdenza dei dipendenti. Naturalmente questi sono obblighi ineludibili perché sarebbe assurdo che l'ordine non pagasse o pagasse in ritardo gli stipendi dei dipendenti. Ma è chiaro che poi le spese dell'ordine sono tante e sono spese alle quali non possiamo non fare fronte perché rappresentano servizi per gli avvocati. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, cioè quella che riguarda la morosità degli anni pregressi, devi sapere che nell'arco degli anni c'è una quota, diciamo, di pagamenti della tassa di conservazione che non viene pagata. Questa quota non pagata, nonostante magari i solleciti bonari che sono stati sicuramente inviati, va a costituire una parte del bilancio che sono i cosiddetti residui attivi che per noi costituiscono un problema e che al momento del nostro insediamento ammontavano a ben 720.000 euro e più. Ovviamente per una questione di buona amministrazione e anche per una questione di giustizia nei confronti di coloro che sono la maggior parte che pagano regolarmente la tassa di conservazione. Questo consiglio si è dato subito da fare per attuare delle politiche di bilancio molto stringenti. Che cosa significa? Essenzialmente il recupero di questa morosità pregressa e la riduzione dei costi laddove fosse possibile. Quindi, per capire io, si tratta di recuperare dei crediti perché altrimenti l'ordine rischia quello che in altri ambiti viene chiamato credit crunch, cioè di non avere poi la liquidità per pagare gli stipendi o per pagare i servizi ormai diventati essenziali. Esattamente, cioè a fronte di un bilancio che sicuramente poteva sostenere, diciamo, le spese o queste spese ineludibili, avevamo però, come ti ho detto, una situazione di cassa particolarmente critica. Sempre per capire io, quando vengono recuperate le quote di morosità, non sono un surplus, non sono un guadagno per l'ordine, ma sono semplicemente un recupero di un credito che poi servirà a pagare
quello che c'è da pagare. Esattamente come mi stai dicendo. Nonostante il recupero della morosità sia stato attivato e sia anche andato bene, nel senso che sono rientrate molte delle tasse di conservazione il cui versamento era stato omesso, bisogna precisare che questa maggiore liquidità dal punto di vista contabile non va ad aumentare la nostra possibilità di spesa relativamente agli anni di competenza, ma va semplicemente a copertura, certo, di quei residui attivi di cui noi stavamo parlando. Ma non è possibile non portarla avanti, questa attività, certo, di recupero, non solo per un fatto di giustizia nei confronti dei nostri colleghi che sono la maggioranza e che pagano regolarmente la tassa di conservazione, ma anche per i nostri obblighi nei confronti del CNF e nei confronti della legge, perché trattandosi di una tassa, come è noto, è necessario che la escutiamo. Che vada pagata, anche perché poi a vostra volta c'è da appunto sostenere dei costi. A proposito di questo, spesso e volentieri gli iscritti chiedono quali siano i servizi che un ordine garantisce in cambio di questa entrata, mentre stavi giustamente chiarendo che si tratta di una tassa e che quindi non è legata ai servizi, che pure sono tanti, anzi magari ricordiamoli. I servizi che l'ordine fornisce ai suoi iscritti sono di diversa natura, sono tanti, ne abbiamo parlato anche nel reel che abbiamo girato qualche tempo fa, e riguardano, che ti devo dire, ad esempio gli organismi di mediazione e di composizione della crisi da sovraindebitamento, le stesse piattaforme con le quali noi ordinariamente accediamo al nostro fascicolo personale o possiamo pagare la tassa di conservazione, vengono gestite tutte le posizioni personali degli avvocati, la piattaforma per la formazione online e così via dicendo. Sono tante le cose che possiamo offrire e tante altre ne potremo offrire in futuro, ma la cosa che hai correttamente messo in evidenza è che questa tassa rappresenta il nostro diritto a esercitare la professione, non è il corrispettivo per i servizi che l'ordine comunque fornisce agli iscritti. E questo punto è talmente importante che si comprendono le ragioni per le quali ai morosi, una volta effettuati i richiami, diciamo, bonari, e le costituzioni in mora bonarie, siamo costretti a chiamarli con il procedimento ex articolo 29 affinché paghino la tassa di conservazione, o altrimenti vengono sospesi non dal punto di vista deontologico, ma semplicemente amministrativo, finché non pagano la tassa di conservazione. Cosa comporta la sospensione? La sospensione comporta che non possano esercitare la professione, non possano avere lo ius postulandi. Naturalmente è ciò che meno si augura un avvocato che lavora. Dunque, poiché la prima regola d'ingaggio, se così possiamo dire, passami questa terminologia sportiva, è il pagamento della tassa di conservazione per poter lavorare, è chiaro che essa vada in più. Certo. Quindi, per concludere la nostra chiacchierata, e in vista dell'assemblea informativa degli iscritti, che ricordiamo si terrà lunedì 4 dicembre alle 11:30 nella sala delle adunanze, aggiungiamo un'altra informazione a questa chiacchierata, che è quella dell'innalzamento da parte del CNF della quota che appunto l'Ordine degli Avvocati di Bari è tenuto a pagare. Di cosa si tratta? Allora, il 30 ottobre di quest'anno arriva una comunicazione del CNF con la quale ci viene comunicato, per l'appunto, che a seguito di una seduta amministrativa è stato determinato il contributo annuale per l'anno 2024 dovuto dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi nella misura di 32 euro per iscritto avvocato, diciamo, non cassazionista, e di euro 65 per iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Naturalmente questo ha comportato la necessità di ripensare, certo, alla nostra tassa di conservazione, che ricordo essere al momento tra le più basse d'Italia,
non modificata dal 2007, siamo nel 2023, e di conseguenza tra queste ragioni, le ragioni diciamo statistiche che riguardano la diminuzione degli iscritti, l'aumento delle cancellazioni e questo ulteriore innalzamento dei costi fissi, ci ha portato alla determinazione di riunire l'assemblea per parlarne diffusamente con i colleghi, perché come abbiamo già avuto modo di dire in occasione dell'assemblea del 28 aprile 2023, il senso di responsabilità dell'ordine nei confronti dei colleghi è massimo, perché ci rendiamo conto delle condizioni nelle quali l'avvocatura è costretta a svolgere il proprio lavoro, delle difficoltà che non sono soltanto di ordine economico, per quanto queste siano molto forti perché è calato il lavoro, è cambiato il tipo di lavoro, ma sono anche difficoltà nel rendersi adeguati dal punto di vista delle competenze anche tecniche, perché non ci dimentichiamo che questo incide moltissimo nell'organizzazione dei nostri studi. L'impatto della digitalizzazione. Assolutissimamente, ma è anche vero che i colleghi, una volta messi a conoscenza di quelle che sono le necessità e la realtà dei fatti, resi consapevoli e condivise le ragioni delle scelte che saremo costretti a fare, non potranno che essere compartecipi, diciamo, di questa famiglia della quale facciamo tutti quanti parte. Allora, appuntamento a lunedì 4 dicembre per l'assemblea informativa degli iscritti alle 11.30 nella sala delle adunanze e, come dire, in bocca al lupo. Viva la lupa! Ci vediamo il 4 dicembre. Ciao!